Allora, tavolo che ha trattato in realtà due temi, principalmente il crowdfunding, ma poi abbiamo guardato anche i fondi europei, i Europei. fondi strutturali. Parto dal crowdfunding, sarà una presentazione molto parole, zero. Crowdfunding, l'elemento che è emerso con più forza è la necessità di allargare le maglie. Allargare le maglie per includere soprattutto gli artigiani e le piccole e medie imprese più in generale. Allargare le maglie vuol dire allargare le maglie a più livelli, primo livello l'equity e quindi il vincolo del limitare l'equity soltanto alle start-up innovative è stato visto al tavolo come una delle restrizioni più forti, soprattutto per le aziende che hanno bisogno di aumentare il proprio capitale. Quindi equity 1. 2. Social lending che oggi viene fatto solo tra privati, invece immaginare un prestito anche tra aziende, quindi un prestito disintermediato ma tra aziende. Terzo, per progetti molto particolari, per i progetti creativi, per esempio per film, documentari, eccetera, la possibilità di rendere tutti i produttori in senso stretto del film, che oggi è vincolata, non entro nei dettagli perché non mi sembra necessario. Quindi crowdfunding, soprattutto questi tre aspetti pensati come interventi immediati e più normativi. Poi ovviamente bisognerebbe pensare a tantissimi altri aspetti, l'alfabetizzazione digitale, l'e-commerce e tutti i temi che sono stati affrontati negli altri tavoli. Secondo aspetto, fondi europei. Rispetto ai fondi europei, la burocrazia è stata vista come l'ostacolo principale, le proposte operative e immediate, di nuovo tre. La prima, individuare dei mediatori che siano a livello locale. Nelle grandi città ci sono sportelli, ci sono luoghi dove gli artigiani possono trovare supporto e consulenza per aprirsi al mondo dei fondi. Invece nelle piccole realtà di provincia questo manca. Allora, rafforzare le reti tra pari per favorire l'accesso ai fondi strutturali è stato fatto come prima proposta. Seconda proposta, la presenza di imprenditori e di artigiani nella stesura dei bandi per i fondi indiretti. E quindi partecipare direttamente ai tavoli in cui si scrivono i bandi in modo tale da scriverli con un linguaggio che sia più comprensibile dagli artigiani. Terza proposta, rafforzare la presenza dell'Italia invece per i fondi diretti, quindi direttamente a Bruxelles, per fare in modo che direttamente la presenza delle piccole e medie imprese, degli artigiani, sia portata avanti in termini di rappresentanza a Bruxelles. Ho chiuso, ce l'ho fatta. Io farei un doppio applauso a Ivana per, tanto per la puntualità della presentazione quanto per l'efficacia della sintesi.